Allarme per 80 famiglie del Lido, i cui bimbi potrebbero aver ingerito veleno per topi. I piccoli sono stati chiamati nell'ospedale civile di Venezia per verificare chi ha rosicchiato un'esca per la deratizzazione. Una delle maestre della scuola dell'infanzia Cabianca si è accorta ieri pomeriggio, nell'orario di chiusura dell'asilo, alle 17:30, che tre esche sono state mangiucchiate, forse da un bambino attratto dal colore vivace della trappola. Il sospetto ha gettato nel panico le insegnanti, che hanno dato l'allarme al servizio di pediatria del nosocomio veneziano. Sono stati richiamati medico, tecnico e primario per poter effettuare le prove coagulo sul sangue dei bambini. Il veleno per topi è infatti un anticoagulante e l'unico metodo per capire se un bambino è rimasto avvelenato è quello di vedere i tempi di coagulo del suo sangue. Al momento della scoperta delle esche, però, i bambini erano già tornati a casa. Ospedale e scuola hanno quindi avvertito le famiglie, ordinando di portare immediatamente i figli in ospedale. Nel frattempo, il comune ha inviato un tecnico alla scuola per capire se i segni sulle esche sono stati lasciati da un bimbo o da un topo.